Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo della crisi di Apple, quando Apple era ad un passo dal fallire. Nel 1997 Apple era un'azienda prossima al fallimento. La tremenda guerra commerciale che era detonata per il mercato dal 1992 con il mondo Intel aveva fatto tremende vittime. Tra il 1992 e il 1993 esplose finanziariamente Commodore a causa della bassa qualità dei suoi prodotti e della incapacità della Commodore a rinnovare la piattaforma Amiga. Nel 1993 il mercato informatico era già saturo con computer ad 8 e 16 bit. Le spinte pull technology con CPU a 24 e 32 bit non avevano molta presa sugli utenti, il tasso di rinnovo era lento rispetto agli stratosferici incrementi di vendita degli anni d'oro dei computer ad 8 e 16 bit. Apple lasciò la CPU Motorola nella famiglia 68000 a 24 bit e 32 bit per migrare alle CPU PPC RISC. RISC, un consorzio composto da Motorola, IBM, Apple, basato sul grande successo inglese delle CPU ARM sul computer BBC Archimedes. La guerra tra Apple e Intel esplose in modo violento dal 1995 con l'uscita di Windows 95, poi Windows 98 e Windows ME, che ridussero sensibilmente le distanze rispetto al sistema operativo Mac con CPU RISC. Le CPU AMD ed Intel, pompate dalle innovazioni tecnologiche taiwanesi e sudcoreane con motherboard e schede video, schede audio a basso prezzo, premiarono la piattaforma Intel, che obiettivamente si costruì in poco tempo un pingue segmento di mercato dentro l'home computing per la parte del gaming, dei first person shooter. Le CPU AMD ed Intel gradualmente elevarono la loro frequenza di clock. Anche le motherboard per Intel ed AMD elevarono il clock del bus dati, rendendo sempre più veloce l'hardware PC rispetto alle motherboard Apple. Apple non poteva rinnovare rapidamente le proprie motherboard tanto quanto i produttori taiwanesi, quindi fece due mosse: licenziò la piattaforma Apple ed il macOS ai produttori di cloni Macintosh, i quali però non si curarono di andare a presidiare la fascia entry level del segmento home computing, oppure del gaming, oppure del business computing, ma andarono ad aggredire la fetta più ricca di Apple con i sistemi Office con Tower per il desktop publishing e l'editing audio video. Apple installò le CPU RISC su processor Dotable, ma il collo di bottiglia delle frequenze di clock inferiori nelle schede madri Apple iniziò a sentirsi. Con l'uscita di Windows XP si può dire che, ecco, le differenze tra macOS Classic e Windows XP furono azzerate in favore di Windows XP, che poteva contare su CPU più performanti delle CPU PPC RISC. Per stare al passo, Apple, dopo la generazione G3, iniziò ad adottare soluzioni server sempre molto più energibili e con maggiori problemi di dissipazione. Problemi di dissipazione che in passato Apple non aveva mai avuto rispetto alle piattaforme PC, dove in passato Intel ed AMD, ma non Cyrix, ebbero non pochi problemi di dissipazione termica. Ora il macOS Classic, il cavallo da battaglia più potente di Apple, con il tempo non fu mai aggiornato e trasformato in qualche cosa di più potente. Il risultato fu che il macOS Classic non era capace di gestire il calcolo parallelo come invece poteva fare Windows 7 e poi le versioni successive, che potevano girare su CPU monolitiche dotate di doppio core, mentre i G4 non avevano doppio core ma dovevano installare due CPU ben diverse e separate.
a niente servirono le CPU G5 che obiettivamente erano hardware server, non potevano stare al passo in termini di ottimizzazione fatta da Intel e AMD sulle proprie CPU, dato che erano piccoli forni, i G5 dei panettieri scaldavano proprio come forni dei panettieri. Ora, i prezzi dei computer Apple erano fuori mercato, le applicazioni grafiche 3D e del desktop publishing e diciamo dell'editing audio video potevano anche girare su piattaforma Intel. Gradualmente Apple iniziò ad approssimarsi al fallimento finanziario perché il venduto Apple calava e i nuovi prodotti come Newton ed Emate furono dei flop commerciali. Era talmente disperata la situazione finanziaria di Apple che la Microsoft, la storica competitor di Apple, ecco Microsoft, entrò nell'azionariato di Apple con 150 milioni di dollari per rilanciare l'azienda. Nel 2000 tornò alla guida di Apple il visionario imprenditore Steve Jobs e nel frattempo con il suo Next Computer, ecco, non è che avesse compicciato poi molto in termini di volumi di vendite e quote di mercato, ma il programmatore Tevayan, che lavorava per Steve Jobs, aveva sviluppato il sistema operativo NextStep BSD e de facto aveva in mano le fondamenta del nuovo sistema operativo per Apple. NextStep BSD era infatti capace di gestire il multiprocessing e quindi anche i multicore, a differenza di macOS Classic, che in Apple appunto non fu mai trasformato macOS Classic in un sistema efficiente per gestire il multiprocessing, che era poi de facto il futuro dell'informatica e che proveniva da quello che era già accaduto nei decenni precedenti, negli anni precedenti, nel mondo dei supercomputer, le cui soluzioni gradualmente arrivavano sulla scrivania degli utenti e negli uffici con CPU multicore ad alto elevato numero di clock, per ovviare appunto ai limiti fisici della crescita della frequenza di clock nelle CPU. Quindi, buona sostanza, macOS Classic fu abbandonato e sostituito da macOS X basato su BSD, che non era nient'altro che un porting ed un adattamento del NextStep OS, che poteva gestire ottimamente il multiprocessing. Jobston, tornato alla guida di Apple, sfornò poi una serie di prodotti obiettivamente nuovi che trovarono un'accoglienza nel mercato. Il primo prodotto fu iMac, de facto la versione aggiornata di Macintosh, con ancora una CPU RISC. La macchina era predisposta per internet con un modem interno a 33.6 oppure una scheda di rete Ethernet 1100. Aveva ancora macOS Classic. Aveva problemi di dissipazione la macchina, ma il mercato accolse comunque favorevolmente il prodotto, che fosse sostenuto da un'aggressiva campagna pubblicitaria e da un buon prezzo di vendita. iBook era la versione portatile di un iMac per il segmento home computing. Anche iBook era predisposto per internet, essendo dotato di una scheda di rete Ethernet 1100. Poi sfornò anche iPod, un lettore MP3 che mirava a sostituire il grande successo dello Walkman Sony, con iTunes, una piattaforma web da dove si poteva comprare MP3 di vari artisti. Poi venne successivamente anche iPad. Nel 2006 fu proposto Apple Mini, dotato di CPU Intel i2. Da quel momento, ecco, furono abbandonate le CPU del consorzio PPC RISC, Apple, Motorola e IBM, ed Apple migrò de fatto all'acquisto di CPU Intel multicore monolitiche nel 2006, con ovviamente macOS X che ci girava perfettamente. Nel 2007 Jobs propose iPhone 1 con le fabbriche però in Cina dell'iPhone. Ci ho fatto anche un podcast sull'iPhone 1, che de facto Jobs inventò lo smartphone. Apple, da azienda di computer per il segmento home ed office, adesso era diventata anche un'azienda di telefonia. iPhone 1 fu un enorme successo, tanto che Google poi entrò nel mercato della telefonia con Android per arginare il grande successo di Apple. Le versioni successive di iPhone 1 non si contano quasi più, come non si contano quasi più le file dei consumatori di tutto il mondo che corsero a comprare lo smartphone di Apple nelle versioni 1, 2, 3, 4, 5 eccetera, qualsiasi prezzo Apple lo collocasse sul mercato, con margini di contribuzioni di prodotto stratosferici, dato che le fabbriche di produzione hardware erano state delocalizzate in Cina.
dal 2010 gli smartphone ebbero a fare il 50% del fatturato di Apple. Fu poi proposto iPad, un tablet, de facto un prodotto innovativo per il segmento home computing, ma anche office computing, che si posizionò tra lo smartphone ed il notebook, andando a sostituire il pad in buona parte una larga fetta dell'utilizzo dei portatili notebook o sub-notebook. Ne è passata di acqua sotto i ponti. Oggi Apple è una multinazionale gigantesca con un'enorme liquidità che guarda sempre con più interesse ai servizi finanziari che possono essere gestiti sopra gli smartphone e tablet. Detta in due parole, in modo corto e breve, l'alta concorrenza di mercato con Intel e l'incapacità di Apple nell'investire sul proprio sistema operativo macOS Classic, senza curarsi di ciò che accadeva anche nel mondo della telefonia, spinse Apple vicino al fallimento. Steve Jobs salvò Apple perché aveva Nextstep BSD, sistema operativo multiprocessore che poteva sostituire macOS Classic, permettendo la gestione del multiprocessing e multicore. La grande attenzione ai dettagli di Steve Jobs e alla qualità di prodotto che appunto Steve Jobs imponeva nello sviluppo e diffusione di questi, oltre all'attenzione al design, permise di selezionare buone idee che rilanciarono l'azienda verso un nuovo e brillante futuro. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.